Trofeo Sofia, quarto giorno, primo giorno di finali, come ti senti? Allora, ciao a tutti, oggi dura, tre prove con 8-9 nodi molto oscillanti, difficile mantenere la lucidità, però dai, dopo due prove non proprio al top, sono riuscita a portare a casa una terza prova in top 10, credo, quindi ho riscattato la giornata. Ma com'è questa Gold Fleet? Sono tutte belle agguerrite. Marit ha fatto un primo secondo, quindi era sul pezzo, invece tutte le altre, credo, nessuna ha fatto tutte e tre le prove bene, quindi le classifiche verranno stravolte. Preview per domani? Domani due prove, in teoria, speriamo un pochino più di vento, almeno una cinghietta, e niente, si darà sicuramente il massimo. Grande Chiari, in bocca al lupo per domani, grazie mille. Ciao a tutti, sono Federico Pilloni, ho 16 anni e faccio IQ Foil. Faccio parte del Yacht Club Costa Smeralda, del progetto Young Azzurra. Siamo qua a Palma da Mallorca per il trofeo Princessa Sofia. Oggi penultimo giorno di gare, sono riuscito ad entrare in Gold Fleet, quindi abbastanza bene. Ecco, dammi un bilancio tuo di questa regata. Sono entrato qua, cioè sono venuto qua a Palma per fare Gold Fleet, per cercare di entrare nel primo 50% della flotta, era l'obiettivo, ci sono riuscito anche se con molta difficoltà, appunto il livello è molto, molto difficile, poi è una delle mie prime esperienze tra i senior, però sicuramente esperienza molto positiva. Cosa ne pensi domani? Qual è la preview per domani? Domani dovrebbe fare vento leggero come oggi, quindi spero nel fare un po' di slalom, cercare di scalare la classifica sempre di più, fare esperienza e divertirmi il più possibile. Cos'è che ti piace di più, slalom, race course o maratona? Sicuramente slalom, sono il più leggero della flotta, quindi fatico nel course, però sono tutte e tre format molto diversi e mi piacciono tutte e tre, però lo slalom dà quel pizzico di adrenalina in più che mi piace. Bene, in bocca al lupo per domani e grazie mille. Grazie a tutti. Ciao, sono Elia Colombo, regata della classe IQ Foil. Bene, siamo al quarto giorno del trofeo Princessa Sofia, com'è andata? È andata abbastanza bene. Abbiamo avuto poco vento, però siamo riusciti comunque a terminare delle belle regate. Oggi abbiamo fatto due slalom e sono personalmente contento. Parlami di queste finali. Finali nel senso gold e silver. Ah, ok, quindi esattamente, abbiamo fatto i primi tre giorni di qualifica, abbiamo fatto sette regate in cui alla fine dell'ultima prova di ieri si sono divise le due flotte in gold e silver, quindi il primo 50% ha regattato nella flotta oro e il resto nella flotta silver. Dammi un attimo un bilancio di questa regata, tuo. Mio? Oh, ma guarda che coglione lì. Ma sono abbastanza contento, sono finalmente riuscito a avvicinarmi molto alla top 10, vediamo come saranno le classifiche stasera. Bene, in bocca al lupo e grazie mille. Grazie.